combino oggi soprattutto. Io faccio di tutto per recuperare nella memoria quel mio fanciullo innocente. Perché quella è la purezza, sta lì, la bellezza sta lì, nella genuinità. Quando vedi un bambino che dice le cose, quello che pensa, dici: io sono ridicolo, sono un'invenzione, mi sono inventato, mi sono costruito. E quella è la verità, cioè quello è libero, quello è veramente libero. Io sono imprigionato in una condizione di estetica, in una condizione che non mi rispecchia minimamente. Siamo bombardati da immagini di questi genocidi bianchi, chiamiamoli così, no? Perché se prima c'era il Cristo, che comunque sia come immagine, come uomo, si è sacrificato consapevolmente per il bene della collettività, diciamo così, oggi invece noi sacrifichiamo consapevolmente, perché lo sappiamo, milioni di innocenti, loro malgrado, i bambini, quello vuole giocare, mica vuole morire, capito? E quindi è semplicemente un'immagine, io strumentalizzo l'immagine velata, ok? Ma poi tutto il resto sta alla nostra immaginazione. Questo è il bello dell'immagine velata, che tutto il resto sta alla nostra immaginazione. Il lavoro non ha un tema in particolare, cioè è importante che ognuno di noi riesca a vedere in maniera libera, dare un senso all'opera da solo, altrimenti ci dobbiamo affidare alle spiegazioni, ma quelle spiegazioni limitano profondamente. Era paradossale, interessante fare una diretta lunghissima di un'ora, tre al giorno, per la realizzazione di quest'opera, del figlio velato, in cui le persone non è che te la guardano tutta, ma appaiono in momenti diversi, cioè sanno che tu ci sei. La curiosità, dico, fammi vedere un pochino adesso che sta succedendo. Perché? Perché è un po' il grande fratello artistico, no? Versione americana, che sviluppa un interesse particolare nei confronti dell'opera, ma soprattutto un attaccamento. Perché? Perché tu in qualche modo partecipi. E l'artista, che sta dall'altra parte, io, so che mi stanno guardando tot numero di persone, interagisco in tempo reale. Questo distrugge tutte le barriere, è un lavoro proprio di apertura totale nei confronti di quello che una volta era lo spettatore e invece oggi diventa parte attiva del processo creativo. Io voglio strumentalizzare il social per poi condividere nella realtà le mie cose, perché la mia opera non è soltanto una bella immagine, per quanto anche l'immagine sia opera per me, no. La mia opera poi tu la devi venire a vedere dal vivo, quindi devo riuscire a catapultarti in una dimensione di desiderio tale da voler poi fare un gesto che è quello di venire all'inaugurazione della mostra, di venire a vedere dal vivo quello a cui tu hai partecipato. Questa è la mia opportunità, questo è quello che ho voluto creare. Il vero riconoscimento, ma mica è quello che ti danno domani, oggi, nella contemporaneità, in questo momento, contemporanee, le persone che ti criticano, che ti fanno l'applauso. Il vero riconoscimento arriverà fra 100 anni, fra 100 anni sarò morto. Quindi è, cioè, se noi ci togliamo di dosso il fatto di voler per forza avere un riconoscimento in tempo reale, adesso finisce tutto, il problema non esiste più. Ci limiteremo semplicemente a fare quello che dobbiamo fare, ok? Cioè, voglio essere che sono, voglio crearmi le giuste condizioni per portare il mio lavoro al suo livello. Io voglio fare l'artista.